dal 1800, in piena rivoluzione industriale, la fiera assume un'ulteriore funzione, quella di celebrare la tecnologia, il potere della conoscenza, il prestigio delle imprese e dei paesi che vi partecipano con la propria gamma di prodotti. È alla Fiera di Lipsia, nel 1850, che per la prima volta vengono presentati non soltanto i prodotti fisici, ma i campioni di prodotto, all'inizio soprattutto vetri e ceramiche, dando così avvio alla grande tradizione delle fiere campionarie, dove è possibile confrontare l'offerta su una vasta base di cataloghi e di esemplari dimostrativi. Mentre saranno le grandi esposizioni universali ad imporsi come lo specchio dei tempi, il simbolo stesso del progresso e della civiltà. La prima vera esposizione universale si tiene al Crystal Palace a Londra nel 1851, con la presenza di 14.000 espositori e oltre 6 milioni di visitatori. Un evento che consacra la città anche per gli anni a venire come grande capitale dell'economia e della tecnologia. A questa esposizione faranno seguito altri storici appuntamenti, come la Fiera Internazionale di Filadelfia nel 1876 per il centenario dell'indipendenza americana e la straordinaria Esposizione Universale di Parigi del 1900. Questa vede la realizzazione per l'occasione di stazioni, ponti, viadotti, oltre che della metropolitana, il tutto all'ombra della Tour Eiffel, già realizzata nel 1889 per la precedente rassegna commemorativa del centenario della Rivoluzione. Vero simbolo della modernità e delle nuove comunicazioni via radio in una metropoli, quella appunto parigina, che rappresenta il cuore della Belle Époque. Con la mostra dei prodotti e delle innovazioni tecnologiche e l'imponente flusso di pubblico e di operatori, le fiere, le esposizioni internazionali e le esposizioni universali diventano un elemento fondamentale nelle strategie di sviluppo dell'economia e del commercio. Un particolare valore strategico assumono la Century of Progress Exposition di Chicago nel 1933, associata all'impresa della trasvolata atlantica di Italo Balbo, strumento importante per rilanciare le attività dopo la grande crisi del 29. L'esposizione di Bruxelles del 35 e quella di New York del 39, formidabile vetrina dello stile di vita americano. Grande importanza acquistano anche in Italia nei primi decenni del secolo le fiere e le esposizioni, vedi fra queste la campionaria di Milano del 1920, e durante il ventennio fascista si investe nella realizzazione di quartieri fieristici nuovi come quello del Littoriale a Bologna nel 27, incorporato nello stadio sportivo, o quello di Bari per la Fiera del Levante nel 1929. A Roma, soprattutto, si realizza l'imponente opera dell'Eur, quartiere concepito per ospitare l'Esposizione Universale di Roma, che si sarebbe dovuta tenere nel 42, poi annullata a causa della guerra. Costruire un intero quartiere dedicato ad esposizioni e mostre significa, oltre che celebrare l'importanza di un paese e della sua capitale, riconoscere il momento espositivo come una costante dell'economia e delle relazioni fra i paesi. Una Olimpiade delle civiltà, questo lo slogan e questo lo spirito che avrebbero dovuto animare l'esposizione di Roma.